Ehi, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Alfa Zaffiro Randomizer Nuzlocke a cure limitate. Nello scorso video ho sconfitto il capo palestra di Bluruvia, ho consegnato la lettera a Rocco e siamo pronti ad andare a Porto Selcepoli per parlare con il Capitano Remo e poi anche a Ciclavipoli per vincere una nuova medaglia. Deh, tutti quanti a Porto Selcepoli! E ascoltiamo ancora questa magnifica host. Oh yes. No, e ci sono un sacco di sfide da fare qui. Diamoci da fare quindi con le sfide che troviamo qui, ma prima di tutto, eccoci qua. C'è la casa sul mare. E se vinciamo un certo numero di sfide, ovvero tutte, ci daranno delle gassose. Vediamo un po'. Ho vinto tutte le lotte, signore, a me le gassose, per favore. Grazie a mille. Facciamo divertire un po' Riccione, che tra l'altro devo cambiare nome. Devo mettere Rich, R-I-C-H e poi 1. Poi però vedi, incontri questo genere di Pokémon e dici... capperi! Eccoci però arrivati a Porto Selcepoli dopo aver completato tutti quanti gli allenatori della spiaggia e dobbiamo consegnare la merce al Capitano Remo, giusto? Andiamo subito allora. È a Porto Selcepoli che c'è il giudice onomastico? Mi pare di sì. È all'Oceano Icon... dov'è? Museo Oceanografico. Non so cosa stavo dicendo. Al museo oceanografico, va bene. Perché oceano, certo. Oceano. No. Casa del giudice onomastico. Oh, questa volevo io. Salve Vecio, che si dice in giro? Che poi se non sbaglio, nei nuovi giochi si può cambiare almeno una volta il nome di un Pokémon ottenuto con lo scambio, no? Riccione, bene. Jojo. Lo so che è sempre Giorgio, dai. Prima di andare dal Capitano Remo a portare quello che dobbiamo portare, una cattura. È un must. E chi incontriamo? Un Gastrodon. Gastrodon con acceleratore. Interessante. Eccolo qua il museo. Hanno anche un'antenna parabolica. Magari devo prendere il satellite, no? Salve, l'ingresso costa 50, grazie. Ehi tu, è un MT per me? Sì, lui dovrebbe avere furto. No, qual è? Uno di questi ha furto in realtà come MT che ti regala. Oh, quello che mi regala l'MT, allora dov'è? Oh, alleluia. Che poi è ritirata, vabbè. È randomizzata. Ah, questo deve essere il capitano. Salve capitano. Che si dice? Bella fra. Allora, che facciamo? Dobbiamo scambiarci la merce? Ce l'hai i soldi, li hai portati? Quella valigetta è nostra. Ma chi mi ha chiesto niente a voi? Allora, questo qui ha la squadra a tema elettro. Rispettabilissima, Però Raikou? Allora, che facciamo qui? Chiamate il capo? Mammina! Oddio. Altro che mammina, questo è Daddy. Devo ammettere che è decisamente migliore, ma di tanto, del design di Zaffiro e Rubino normale. Sei un ragazzino ma non ti lasci intimidire. E pensare che sei solo un allenatore alle prime armi. ti piacerebbe. In realtà ho anni e anni di formazione alle spalle. Il mare ha un valore inestimabile per tutti, ma voi lo state inquinando perché lui non si mette tra quelli che lo inquinano, perché lui lo ama ovviamente. Magari ci farà anche l'amore col mare. Come hai detto che ti chiami? Ah, Link. Beh, meno male che c'eri tu, se no avrei dovuto dare anche altro al Team Hydro. Comunque, dovete partire alla scoperta dei fondali marini. Ma questi purtroppo non sanno cos'è successo col sommergibile qualche mese fa. Perfetto, percorso 110, affrontiamolo. Ci saranno dei cattivi. Proseguiamo lungo il percorso 110 e poi puntiamo verso il Monte Camino. E la cattura sul percorso per dritto che andrò qui a sinistra non la posso fare perché è il percorso che ho già visitato a inizio gioco, a inizio dell'avventura, quindi niente cattura. Eccoci qua, ciao Vera! Come va il viaggio? Il mio sta andando abbastanza bene, ho trovato molti Pokémon. Dai, facciamo una lotta per vedere chi è più forte, su! Come bei vecchi tempi. Sì, che sono qualche giorno fa comunque. Terra, lei già ha finito il gioco! A Groudon, già lei è arrivata a endgame. Ditto usa fuoco fatuo su Groudon. Vera! Che cavolo fai, Vera?
Sei meglio di quanto pensassi. No, è su tu che non sai giocare. Lei si può vedere che flexa la bici, lei, eh. Brava, comunque. Complimenti che flexi la bici, Siamo giunti a Ciclamipoli. Ah, è enorme. Che bella questa Ciclamipoli. Cioè, non sembra più Ciclamipoli, ma è bellissima. È proprio una metropoli è diventata. Sembra più un centro commerciale, veramente, però... L'idea è quella della metropoli, se proprio vogliamo essere onesti. La cosa brutta di adesso è che praticamente ho tutti quanti Pokémon evoluti, o che non possono evolvere, tranne Machoke che farà evolvere dopo questa palestra. Quindi devo mettermi un attimino lì tranquillo e fare poi la registrazione dello schermo del 3DS, è un casino. Però il bello sarà quando troverò, se troverò, una pietra lunare per far evolvere Skitty. E vedere che roba diventa. Allora, questa è la palestra. Abbiamo Lino! La coperta di Lino! Ciao, come va? Vuoi affrontare questa palestra? Ma lascia perdere. Non hai Pokémon forti con te, dai. Tu e Ralts potete farcela. Ancora hai un Ralts! Ma ti distruggo. È andata male, lo so. Tornerai a Mentania, bravo. Vai, prendi, respira l'aria buona, ti farà bene, dai. È piacevole vedere come la palestra è rimasta praticamente la stessa da Rubino e Zaffiro. Quella dell'anime è più carina, anche se l'anime è fatta apposta in modo da poter far esplorare ad Ash tutti quanti gli anfratti del mondo Pokémon. Però è molto carina quella dell'anime. Ma tutto questo non ha importanza perché siamo arrivati da lui. Il genio, il mattacchione, il burlone. Walter o Walter? Cioè, io da piccolo lo chiamavo sempre Walter, però poi mi sono accorto che ha una doppia V e non una V nel nome e quindi è Walter. Se tralasciamo che il suo nome dovrebbe essere un riferimento ai Watt, quindi con la doppia V. E dunque, parliamoci, vediamo un po' che cosa ci dice. E stai controllà. L'elettricità se fluisce bene? Ti preoccupa, se tutti quanti pagano la bolletta adesso, tranquillo. Che secondo me la palestra è quella che consuma più di tutti, poi, Come ho fatto ad arrivare fin qui? Con i piedi? Come ci sono arrivato? Ah, le barriere elettriche, Ma tu in confronto a luogotenente Serge, ma a chi ti pensi di essere? Ah, vai, va. Sì, giovane allenatore. Tu mi elettrizzerai, ma ridi di meno. Tu ne sai a pacchi, Walter, De Denny e con Basken, però... Ha un Pokémon elettro almeno, dai. Il Pika Clone della sesta gen. Che è comunque bellissimo. Io sono arrivato qua con questi Pokémon. Che facciamo? Entomoblocco lo farei di circostanza. E aerocolpo su Combusken che... È già tipo lotta Combusken, sì. Sì, impara doppio calcio, impara. Diminuiamo un po' l'attacco speciale. E un andato. Ne ha tre lui, vero? Da quello che ricordo. Ma non ho visto sinceramente quanti ne ha, perché... Certe cose tendo a escluderle perché vado a memoria. Ok, non troppo male. Ha un Carvagna. Questo è un male. Ne ha tre di Pokémon, ok. Lancia veleno coda. Su De Denne. E un bello Sberletese. No, energipalla. Sberletese è da stab su Jojo. Però ogni volta è un contatto e Carvagna. Ah, non ha carta vetro, è vero. Sono randomiche le abilità. Vabbè. Penso che energipalla basta e avanza. Grande. E anche questa è fatta. È forse quella più veloce finora? Ok, ho perso. Mi ha dato la scossa, non ho usato mossa elettro, no. Ok. Bella questa. Il colore è bello, la forma un po' di meno. Non mi dice molto. I Pokémon fino a livello 40 seguiranno puntualmente le tue istruzioni. Questa cosa è vera a metà. Perché io ho fatto caso che almeno dalla terza gen fino alla settima, ottava, i Pokémon che hai in squadra, che catturi tu, seguono i tuoi ordini senza fiatare. Mentre quelli scambiati veramente non seguono le tue istruzioni
E questo anche nei vecchi giochi, quelli scambiati davvero non seguono le istruzioni. E però su Scarlatto e Violetto sono tornati a non seguire le tue istruzioni se usi Pokémon di livello più alto senza la medaglia adeguata. Nel prossimo video inizierò con lo scambio di Machoke per vedere che cosa diventa. Sono molto curioso di vedere che cosa può diventare quel Machoke. Direi quindi che per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi pare, e come sempre ci vediamo al prossimo video dove ci sarà un bel po' da fare effettivamente. Ciao!